Ciao a tutti, oggi è il 2 agosto 2023. Siamo qui in apiario, c'è un sole della Madonna, veramente caldo, ma oggi da bravi apicoltori stoici dobbiamo sgabbiare le regine e fare il primo trattamento con bioxal e glicerolo. Allora, questa è una famiglia che è in produzione, aveva i melari. I melari li ho tolti sabato scorso. Mi sono messo qui con la mia buona carretta, tre alla volta, li ho messi nel locale di sminatura e adesso siamo pronti per sgabbiare la regina. Allora, se non mi sono sbagliato, qui in questo telaino qui ci dovrebbe essere la gabbietta con la regina, perché l'ho messa nel secondo telaino, tra il primo e il secondo telaino del diaframma, per far prima a sgabbiarle. Quindi tiro su, alzo, c'è la gabbietta, poi quindi adesso facciamo nient'altro che prendere la gabbietta, la prendiamo, scolliamo un po', vediamo se c'è ancora la regina. C'è ancora, si vede. Ve la metto vicino alla fotocamera, così è qui, così magari riuscite a vederla anche voi. E la mettiamo qui da una parte. Rimettiamo il telaino giù, rimettiamo il nostro bellissimo diaframma e facciamo il trattamento. Una cosa rapida, semplice, molto facile da vedere. Prendiamo la nostra siringa, io ne uso una singola, si potrebbe fare, molti hanno il siringone, ma io non sono abituato a usarlo, uso questa. Questa la mettiamo un attimo qui. Poi prendiamo la nostra miscela glicerolo bioxal e la mettiamo qua, così si vede come oliosa rispetto al classico gocciolato con solo il bioxal. Mettiamo questa, ideale metterla all'ombra perché se non prende il sole è meglio, bella stabile. Prendiamo questo, l'ho già fatto vedere negli ultimi due o tre video, sono sempre uguali, mi spiace, ma adesso bisogna fare i trattamenti, c'è poco da fare tra i nuclei, le famiglie eccetera, c'è da fare. Allora, e facciamo sempre il solito gocciolato 5 ml a ogni intermezzo, così. Io faccio con quella singola, come vi dicevo, ho poche casse, se ne avete molte probabilmente si fa prima con il siringone, ma io così doso meglio la dose e non mi sbaglio, perché se prendo una siringa alla volta. La regina, mi raccomando, appoggiatela sempre in cima ai telaini e non in cima al coperchio, perché altrimenti andate a ammazzare la regina. Se no la potete tenere in mano se preferite, come volete, come vi viene meglio. La possiamo mettere qui. Facciamo così per non rischiare di bagnare la regina con la miscela, che non è il massimo, si rischia magari di bruciarla, o è sempre meglio per il primo trattamento tenerla in gabbia, poi si fa il trattamento, una volta finito si toglie questo, andate con calma senza fretta, poi prendete la vostra regina. Prendete la gabbietta, sempre. Sono passati 19 giorni da quando ho ingabbiato il 14 di luglio, oggi è il 2 di agosto. Quando la sgabbiate, date magari un colpo sotto che vada giù la regina, poi in un punto dove non c'è lo scialico la mettete così. Adesso è scesa, no, ancora dentro, mi sono sbagliato. Sta scendendo, adesso è scesa adesso. E prendiamo la gabbietta,
Io adesso faccio questa tecnica negli ultimi anni. Per non rischiare di saltare delle anne, perché mi è capitato che magari ne faccio una, poi ne salto un'altra e mi squadro le gine ingabbiate, poi me ne accorgo dopo 15 giorni e non è il massimo. Faccio così: la gabbietta, una volta tolta, lascio sulla cassetta, sull'anne, così. In modo che dopo faccio il giro e vedo se le ho fatte tutte. E non voglio rischiare di non sgabbiarne alcune, che come dicevo non è il massimo. Se ne faccio un'altra, tanto da farvi vedere, per non fare un video da 3 minuti. Allora, così vedete, tanto è la stessa cosa. Un po' di fumo. Questa qui è la regina madre da cui ho fatto le regine quest'anno. L'aveva su tramelare. Gli ho tolti i pieni. È stata molto produttiva. Però si è spopolata, vedete, non ha tante api. O c'è la barba davanti, non ci ho neanche guardato. No, c'è poche api. Comunque tendono a spopolarsi, adesso non sta più nascendo covata, perché sono passati 19 giorni. La gabbietta qui penzolante, la prendiamo, la mettiamo qui. Guardate sempre se non dovesse esserci la regina, controllate subito. Se magari scappa, con queste è difficile che, almeno a me non è mai successo che scappi, perché io la lascio stretta, perché come mi diceva giustamente un ragazzo nei commenti, si può aprire. È fatta fisarmonica, dopo ve la faccio vedere. Si può aprire, poi io la tengo chiusa per favorire, perché così le pareti sono doppie, e così è impossibile che esca la regina. Infatti è dentro, è lì, si vede. Quindi facciamo così, mettiamo questo. La posizioniamo un attimo qua, andiamo a prendere la nostra siringa, il nostro ossalico glicerolo, lo mettiamo qua così e facciamo un altro trattamento. Faccio l'ossalico glicerolo perché mi è stato consigliato da diversi apicoltori, perché fa meno male alle api rispetto al classico Bioxal e zucchero acqua. È sempre meglio cercare di fare meno danni possibili con i trattamenti, anche se sono necessari, perché altrimenti senza trattamenti si fa fatica. Consiglio a tutti almeno a tutti, a chi è al nord Italia, di fare il blocco di covata, perché io ho visto negli anni che se è fatto bene e ingabbiati i giorni giusti, trattati, eccetera, si hanno pochissime perdite. Io negli ultimi 2 anni non ho avuto neanche una perdita d'inverno. Di solito magari qualcuna, magari col freddo, può morire, però negli ultimi anni c'è stato un po' caldo d'inverno, non si è sceso troppo. Non ho perso neanche una famiglia, e certi che fanno altri tipi di trattamenti qua ne hanno perse. Quindi vi consiglio sempre di effettuare il blocco di covata, anche se c'è da lavorare, anche se ci vuole del tempo. Alla fine è solo tempo, perché il costo è irrisorio. Una volta che avete preso le gabbiette, che costano niente, con 10 euro magari ne prendete 50, vi fate il vostro blocco, ingabbiate. E molti dicono che una regina, che è una gabbietta piccola, può essere, se potete usare altre tecniche. È una tecnica molto valida, è usare il telaino da melario con le screw di regina in plastica. Cioè, ecco, io non l'ho mai fatto, me l'hanno consigliato, ma non l'ho mai fatto perché mi trovo bene con questa tecnica. E poi dopo costruiscono sotto, c'è da tirare via la cera, invece così vedete, tiro fuori, tac, 2 secondi, più sbrigativa. E io ho visto che di regine se ne ammazza qualcheduna, ma è difficile. E poi sono tutte regine vecchie, di solito è difficile che ammazzano delle regine nuove. Poi va tenuta solo 19 giorni, vedete, non è che deve starci tantissimo. Regine qua. Andata, è scesa, ok.
Avete visto, in 2 minuti abbiamo fatto 2 cassette, cioè si fa molto molto la svelta. Poi, come dicevo prima, chiudiamo, mettiamo un sasso e mettiamo la nostra gabbietta qui, dopo facciamo il giro a raccogliere. Facciamo un po' il riepilogo di tutto per spiegarvi un po', no, per quanto riguarda il blocco covata. Allora, il 14 di luglio abbiamo ingabbiato la regina, avevo fatto il video, prendiamo la regina, la cerchiamo, la mettiamo dentro la gabbietta, io l'ho messa nel penultimo telaino. Una volta ingabbiata, che è dentro la gabbietta, non facciamo altro che schiacciarla contro il telaino in basso in modo che rimanga stabile. Volendo si può mettere un chiodino che c'è il foro, come preferite. Una volta che è dentro, dopo 19 giorni, quindi oggi che è il 2 agosto, sono passati 19 giorni dal 14 di luglio, facciamo il primo trattamento con miscela Bioxal glicerolo. Una volta fatta, liberiamo la regina, quindi come avete visto, teniamo la regina ingabbiata, facciamo il trattamento e la liberiamo. Dopo, tra 6 giorni, quindi l'8 di agosto nel mio caso, farò un altro trattamento con acido ossalico glicerolo. Questa volta chiaramente la regina la lascio dentro, faccio il trattamento come avete fatto, che è ancora più veloce. E fino a novembre non faccio più niente, a meno che proprio non vedo a settembre, ottobre, proprio che c'è tanta valore, magari faccio degli altri trattamenti, ma senza fare il blocco di quattro, magari faccio un giro di ossalico. Però è difficile. Negli ultimi anni, bene o male, arriviamo sempre a novembre al blocco di covata naturale. Allora dopo lì si fa un bel sublimato per pulirlo, e l'ideale è farne uno anche a gennaio, se le giornate lo consentono, in modo che così le teniamo belle pulite, partiamo con le famiglie belle pulite. E nient'altro, spero che il video sia stato chiaro, spero di avervi spiegato tutto. Se c'è qualcosa che non vi è chiaro, mi raccomando, scrivete nei commenti o in alternativa vi iscrivete al nostro gruppo di Telegram. Vedo che si continuano a iscrivere apicoltori, tante persone, mi fa molto piacere, siamo lì per quello. Siamo a disposizione di tutti, chi si vuole iscrivere, fare domande, chiedere qualsiasi cosa, non c'è nessunissimo problema. Terza alternativa, se passate da Parma, volete venirmi a trovare, mi scrivete, ci mettiamo d'accordo, venite qua, facciamo 2 chiacchiere, passiamo la giornata insieme, mangiamo una pasta asciutta e scambiamo un po' di esperienza, eccetera. Nient'altro, io vi saluto, vi ringrazio e per oggi è tutto, grazie mille, ciao a tutti, ciao ciao.